Faccio video sul web dal 2008, a cavallo tra il 2008 e il 2009. Ancora non c'erano Instagram, TikTok. Oddio, mi fa sentire vecchio sta cosa. Beh, ad ogni modo, il web ti dà modo di avere una visibilità in maniera più veloce, perché ti possono seguire un po' tutti. E questa è una possibilità che hanno tutti, ma proprio tutti. Non ce n'è Covid! Anch'io ho avuto un buon seguito e sto avendo un buon seguito, poi ultimamente capirai, tra Italia's Got Talent, Fiorello e la mia continua pubblicazione di video, siete in tanti a seguire quello che faccio, ma proprio tanti. Però se dovessi pubblicare ogni giorno storie o video in cui taggo personaggi conosciuti che mi seguono, sarebbe un macello e in più non ci fai nulla, non è da me. Ma a questo punto mi sono bloccato. Come sapete, non ho mai avuto un buon rapporto con la mia famiglia. C'erano un paio di persone di cui mi fidavo, però. E una di queste era Giacomo Bellardi, ed era un grande appassionato di Marco Masini. Ho taggato Marco Masini in una storia, e lui è stato molto carino, mi ha risposto dicendomi: certe notifiche arrivano fino in cielo. A un certo punto ha chiamato il manager sul palco parlando di amicizie, dicendo: io di lui mi fido, quasi. E io ho pensato: ma sta facendo villaggio o sono io? Poco dopo disse: vero Victor? C'è un piccolo filmato che ha fatto una persona che ringrazio. Lui qui stava dicendo: vorrei farti scendere sul palco, ma sarebbe un'impresa, è un'impresa, ma comunque sono un tuo fan. E poi dice una cosa molto significativa: un'impresa è un'impresa, però io sono un tuo fan, io sono un tuo fan. E voglio che tu saluti Giacomo da parte mia tutte le notti. Marco, grazie mille. Non hai idea della sorpresa che mi hai fatto e spero di rivederti presto. Con tutto il mio cuore e quello di zio Giacomo. Ci vorrebbe il mare. Che carezza hai. Mentre si cammina verso il futuro che...